In Biblioteca Como fino al 25 di giugno, una mostra che ci dà una parte importante, forse un po' inedita, della vita di Giuseppe Terragni, nostro concittadino. La guerra, la fine, si intitola così la mostra fotografica, curata da Attilio Terragni, e chi meglio di lui ovviamente, per raccontare una parte del suo autorevole e importante prozio. Sono fotografie in gran parte inedite queste che sono esposte. Sono tutte fotografie inedite che Giuseppe Terragni ha scattato durante la campagna di Russia, cioè più precisamente dal 41 al 42, poi il 43 all'inizio di gennaio fu rimpatriato. La mostra, le fotografie che noi abbiamo in archivio sono 277. Sono sempre state considerate, si presumeva che era un aspetto documentario della guerra, e quando 2 anni fa invece abbiamo cominciato a guardarle con Valerio Mosco ci siamo accorti che ogni fotografia era eccezionale e aveva un livello di figuratività, di quasi fosse un dipinto, no? Con i grandi temi, il tema della cultura popolare, quindi questi ritratti di questi esseri insomma travolti come lo sono oggi dalla guerra, questa anche attenzione alla vita militare, quindi una sezione con fotografie che raccontano, no, cos'è stato per la Mir, il nostro battaglione, quelle battaglie. E poi c'è 2 sezioni molto poetiche, una sul paesaggio. Paesaggio che aveva colpito tutti, nel senso che era un paesaggio questo infinito, no? Russia, Ucraina hanno delle vastità che noi non abbiamo, e quindi lui ha ritratto questi paesaggi in una maniera, credo, perfetta. E dopo ha una sezione che è proprio la sua, di immagini che sono sospese, cioè immagini che sono extratemporali, che hanno quasi un sapore di surrealismo, quindi il bambino sul cavallo in una stanza con la luce, che cosa fa un bambino con un cavallo, un uomo in equilibrio sul tetto che non si capisce bene che cosa stia facendo, ma sta facendo qualcosa di molto importante. E non mancano anche alcuni scatti dedicati alla costruzione, all'architettura, forse questo è quanto forse lo incuriosiva, anche se lontano da casa, lontano dalla sua scrivania e dai suoi disegni ovviamente. Sì, credo che sia stato molto impressionato dalla distruzione, sì. Cioè più che dall'architettura, da questo momento in cui un uomo che ha costruito è stato, come dire, in un ottimismo, no? Delle cose, vede le architetture, vede travolte, no? Dentro questa spaccatura che è stata la Seconda Guerra Mondiale. Sì, ricordiamo appunto la sua breve vita intensa è finita proprio durante il secondo conflitto mondiale, non al fronte, ma il fronte sicuramente l'ha devastato, è tornato devastato da quello. Io credo che questa mostra, tra le altre cose anche proponendo sia questo punto di vista dell'artista che i disegni, perché lui chiedeva costantemente di avere macchine fotografiche, mandatemi i carboncini, mi manca la carta, cioè nonostante che lui abbia fatto il suo dovere, si vede anche dalle foto, non ha mai perso assolutamente questa idea che ogni esperienza della vita ha un significato se la traduci in una forma, no, espressiva, che faccia parte del mondo dell'arte. E poi vorrei che la mostra sfatasse una volta per tutte, no? Perché il mito, no? Falsamente costruito nel dopoguerra di un Giuseppe Terragni fascista che va e muore nella guerra che lui voleva, no? Perché bisognava salvare il mondo e lottare per il fascismo, è tutta falsa, tutta falsa. Lui ha come, perché aveva un senso del dovere, quindi quando è stato richiamato è andato a Cremona a militare. Ma quando ha cominciato a spostarlo sulla Jugoslavia, ha cercato di stare a casa in tutti i modi, ma non perché era un codardo, perché diceva, io ho 2 fratelli che sono già in guerra, io sono più piccolo, dico, ma uno deve rimanere, poi c'è un lavoro in corso, insomma. Non c'è stato niente da fare, e credo
che un giorno si troverà la soluzione dell'enigma, perché poi fu abbandonato. Cioè la mira era una nostra armata che prevedeva un solo inverno, no? In campagna di Russia, e poi si tornava a casa. Lui è stato abbandonato, ne ha fatti due. Caspita, veramente come la guerra l'ha segnato, sia fisicamente, anche ha riportato appunto una grave malattia, sia psicologicamente. E forse appunto questa mostra un pochettino ci aiuta anche a scalzare questo preconcetto che c'è intorno a lui. Sì, perché si è sempre fatto questa operazione di dividere l'architettura dall'esperienza, dalla vita di tutti i giorni. Allora noi sono anni che con l'archivio cerchiamo di far rivivere per le persone la persona. Quindi per esempio abbiamo pubblicato tutti i suoi lavori di studente per vedere che tipo era, ed è veramente, viene fuori un tipo molto, molto interessante per tutti, strano, che gira, che va. Cioè l'architettura non è il risultato, è il risultato di una vita che è interessante guardare, certo, interessante osservare. Di relazioni anche con tanti altri suoi contemporanei, dalla pittura, altri architetti e anche appunto letterati, per cui veramente una vita molto intensa, purtroppo breve, perché soltanto 39 anni, tra i dei quali passati tra l'altro appunto al fronte. Queste per esempio sono per me straordinarie, sono forse le più inaspettate, la sua attenzione e sensibilità per le persone, per questa cultura. Questa è cultura popolare, veramente non c'è filtro, non c'è questi personaggi sono straordinari, questi volti di donne, questa donna che guarda da dietro, la composizione è straordinaria, cioè mi sembra opera di grandissimo fotografo, per non dire di questa, che è sempre stata, è stata la prima, è struggente, è come un grido, no, di dolore, sì, di speranza. La cosa per me straordinaria è che non è che è un set, questo qui è una guerra, quindi io sono sempre in movimento e so cogliere in una frazione di secondo un'immagine così, con la porta in fondo completamente buia in fondo al viale, no? Questa specie di background molto, molto triste, molto, e questa speranza di questi bambini che salutano. Io trovo tutto, cioè queste lenzuola, tutto questo casino di guerre, di terra, ci sono le lenzuola, no? L'attenzione alle lenzuola appese. E questa è poesia. È poesia. Questa è poesia sicuramente. Allora, la mostra rimane aperta, ricordiamo, fino al 25 di giugno. Questo video invece è un video fatto da Seraudo, un artista, sull'asilo, perché proprio c'è una frase di Giuseppe Terragni che dice: quando tu sei in questa situazione, la cosa più nitida che ti torna in mente sono le immagini dell'infanzia, mentre sei vicino, no, alla trincea con la possibilità di morire, sono queste immagini che ti arrivano. E allora abbiamo pensato, no, che come background andasse questa immagine dell'asilo.